Tra i fattori penalizzanti il sistema delle imprese ci sono i costi energetici. L'industria manifatturiera infatti rischia di non avere alcun futuro nel nostro paese a causa dei costi dell'energia. Tutto vero solo in parte? E perché è così? Se ne è discusso in occasione del seminario di studio organizzato dalla FEMCA Lombardia in collaborazione con Energy Lab. Bisogna che il tema dell'energia diventi veramente un tema nazionale e quindi tutte le iniziative, le strategie energetiche che sono state anche proposte, in particolare dal precedente governo, vengano recuperate dall'attuale esecutivo e trasformate mediante una concertazione con le parti sociali in azioni concrete, realizzando un osservatorio che tenga sotto controllo le dinamiche dei costi energetici, favorendo le iniziative che fanno vero efficientamento energetico e individuando tutte le fonti di produzione energetica oggi disponibili sul mercato, soprattutto quelle con un basso impatto ambientale. L'Italia ha perso 7 posizioni in un anno sul fronte della competitività a causa del costo elevato della bolletta energetica. Nel nostro paese, infatti, l'energia costa il 30% in più che nel resto d'Europa. Nel cosa fare, io penso che possa essere intrapreso intanto un confronto con il Ministero dello Sviluppo Economico perché si renda conto e ci metta risorse per fare in modo che il sistema sia più efficiente. Dall'altro lato però anche un confronto a livello europeo che possa in qualche maniera mettere nelle condizioni di avere un piano energetico europeo. Ci sono tutte le condizioni perché nel nostro paese possa diventare un hub per l'Europa per la distribuzione del gas e quindi la costruzione di rigassificatori diventa una priorità, dovrebbe diventare una priorità per il nostro governo e per l'Europa. Dall'altro lato anche liberare quelle risorse che abbiamo nel nostro sottosuolo per estrarre gli idrocarburi, abbiamo un po' di petrolio ma abbiamo soprattutto tanto gas che può essere in qualche maniera messo in linea e venduto